tutti e bentornati a quello che ormai è l'ultimo episodio sulla serie del Go. Nello scorso video abbiamo visto le openings e abbiamo introdotto i due termini di Joseki e Fuseki. Come vi abbiamo anticipato la volta scorsa, in questo video parleremo della seconda fase di gioco, ovvero il middle game, e della fase finale, ovvero l'end game. La fase del middle game inizia quando un giocatore gioca in un'area in cui è l'avversario ad avere influenza e quindi si apre, per così dire, un combattimento. Un Joseki si estende fino a far partire un combattimento, o un giocatore fa un errore durante una opening e quindi l'avversario coglie l'occasione per far partire un combattimento. In tutti e tre questi casi, i gruppi di entrambi i giocatori vanno a finire verso il centro, dove appunto comincia questo combattimento. E attenzione, non ci riferiamo solo al combattimento ma al combattimento in generale fra i due avversari. Ed è proprio questa la caratteristica distintiva del middle game, cioè che è dominato da combattimenti o sequenze di attacco e difesa tra gruppi diversi degli avversari. Come per le openings, anche in questa fase ci sono diversi tipi di combattimento che possono essere sviluppati in base al tipo di obiettivo che si vuole raggiungere. In questo video non andremo a vederli nel dettaglio, ma come per lo scorso video vi lascio qui sotto in descrizione i link per dei canali italiani che trattano il Go in maniera molto più dettagliata. Quando tutti i combattimenti sono pressoché finiti e tutti i gruppi hanno uno stato definitivo, ovvero vivo o morto, i giocatori possono cominciare a far crescere i loro gruppi e a cercare di far diminuire quelli dell'avversario. Questo passaggio segna la fine del middle game e l'inizio dell'end game, proprio perché questa fase, l'end game, ha come obiettivo principale l'espansione dei propri territori e la massimizzazione dei confini. Considerando anche l'elevato numero di pietre che a questo punto sono presenti sul Goban in questa fase del gioco, le sequenze di attacco e difesa dell'endgame non servono per ottenere un obiettivo a lungo termine come era magari nel middle game, bensì servono a ottenere un vantaggio più immediato. Infatti uno dei principi fondamentali dell'endgame, che in realtà è un principio fondamentale di tutto il gioco ma che diventa ancora più importante durante l'endgame, è di giocare la mossa più urgente prima possibile o la più grande. Cioè questo vuol dire che non possiamo permetterci durante l'endgame di fare una mossa che ci porterà benefici fra 10 mosse e giocare d'anticipo, ma dobbiamo effettuare delle mosse che ci danno risultati immediati. Cioè mettiamo una pietra qui perché adesso vogliamo guadagnare questo territorio. Inoltre, in un endgame, che viene spesso definito con il termine giapponese di Yose, è sì importante mantenere i propri territori, ma anche mantenere l'iniziativa, quella che viene chiamata Sente. Il Sente è una mossa che prevede sempre un follow up, cioè una risposta immediata da parte dell'avversario, un po' come quando sugli scacchi mettiamo sotto scacco il re dell'avversario e lui è costretto subito a muovere il re o a proteggerlo con un altro pedone. Così il Sente nel Go. Cioè, avere l'iniziativa significa forzare l'avversario con le nostre mosse, di modo che lui sia costretto a fare determinate mosse di risposta. Il Sente lo si ottiene quando non si è costretti a rispondere a una mossa dell'avversario, che quindi non ha il Sente. E quindi siamo noi, con la nostra mossa, a dettare legge per le mosse future. Ci sono diversi significati che vengono attribuiti alla parola Sente, che può significare iniziativa o mossa che precede. In generale, però, un giocatore durante il suo turno ha il Sente quando non deve rispondere a una mossa appena fatta dall'avversario, ad esempio per difendersi, ma ha la libertà di giocare dovunque lui voglia nel Goban. In più, un giocatore che ha il Sente e fa una mossa forzando l'avversario a rispondere in un determinato modo, mantiene il Sente. Cioè, se io ho l'iniziativa, quindi il Sente, e faccio una mossa, che però forza l'avversario a giocare in un certo modo, lui non ha potere decisionale sulla sua mossa, perché deve farla in maniera forzata. Quindi quando poi ritocca a me, io ho mantenuto questo status, tra virgolette, di Sente. A tal proposito, introduciamo un altro termine, che è il Gote, ovvero la mossa seguente. Questa infatti è la mossa di risposta che un avversario deve giocare dopo che un giocatore ha giocato in Sente. Quindi il Gote è quella mossa che fai quando perdi l'iniziativa. Quindi se un giocatore avversario fa una mossa in Sente e mi forza, io che devo fare quella mossa forzata sto facendo un Gote, ovvero una mossa su cui non ho nessun potere decisionale. Un giocatore che però è in Gote può anche decidere di non rispondere a quel Sente e giocare altrove, perdendo quindi il combattimento. Quindi, in termini semplici, quando un giocatore attacca in Sente, l'avversario risponde in Gote. Rispondere al Gote in generale ha dei connotati negativi, in quanto si è bloccati e forzati a rispondere alle mosse dell'avversario giocando in passività. Per questo motivo è sempre meglio scegliere delle mosse non Gote. Eppure giocare un Gote non è necessariamente un errore. Infatti può capitare che giocare un Gote abbia un valore più alto in termini di strategia piuttosto che giocare un Sente. In questo caso si parla di mutual damage, ovvero danno reciproco.
Questo concetto è fondamentale nella fase dell'endgame perché, anziché farsi sempre mettere sotto all'avversario rispondendo in maniera forzata a tutte le sue mosse, lo si può respingere. Infatti, un principio fondamentale del mutual damage è quello di accettare la perdita di un territorio, anziché difenderlo, a condizione però che si crei un danno equivalente all'avversario. Infine, in un endgame, è importante calcolare il valore, ovvero i punti, di una mossa, perché in questo modo si può provare a determinare l'ordine corretto delle mosse da effettuare in questa fase. Infatti, potendo calcolare il guadagno medio delle mosse, noi poi potremo giocarle da quelle che ci danno un maggiore vantaggio a quelle che ce ne danno di meno. Ricordiamo infine che il gioco finisce quando entrambi i giocatori decidono di passare e a quel punto si va al calcolo del punteggio che vi abbiamo già descritto qualche video fa. Se siete interessati, oltre ai link agli altri canali come vi ho detto prima, vi lascio anche il link per Kosumi per poter giocare online e a Senseis per poter fare degli esercizi o per leggere l'enciclopedia del Go. Questo ci porta alla fine della serie sul Go. Ciò non significa però che siamo alla fine della serie dei giochi del Goban. Infatti al prossimo video torneremo con un tutorial sul Gomoku, che si gioca sempre su una damiera da Go, e ad altri giochi come Paint & Range, come abbiamo già introdotto all'inizio della serie. Grazie comunque per aver guardato, se avete dei commenti lasciateceli sotto, iscrivetevi e se volete attivate la campanella. E comunque come sempre per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.